centro noi ospitiamo l'intervento di un autorevole esponente del centrodestra, non posso dire comunque di un schieramento che è all'opposizione adesso in Abruzzo, che appunto ha scritto al centro dicendo: ma D'Alfonso ieri ha incontrato tutti gli imprenditori con il primo ministro albanese per far investire in Albania, ma D'Alfonso è pagato dai cittadini abruzzesi per portare investimenti in Abruzzo, non in Albania, no? Ecco, quindi questa è un po' l'obiezione che viene fatta, che peraltro si può allargare anche alla macro regione adriatica, perché uno allora potrebbe dire, dato che noi sicuramente dal punto di vista economico abbiamo un apparato più forte, no? Ci può essere il pericolo che i nostri imprenditori, vedo qui appunto il CECO, dopo grandi imprenditori, visto che Irama ha detto con un euro da noi aprite un'impresa e in pochi secondi l'impresa può essere operativa con tasse del 15% sul reddito d'impresa che noi qui ci sogniamo, no? L'obiezione è: ma qui voi state aprendo la strada perché i buoi scappano, no? Ecco, Luciano, che cosa rispondi? Ma mi aspettavo una domanda più maliziosa, questa è proprio innocente questa domanda, e non solo perché immagino anche la fonte, allo stesso modo legittima, credo che ci sia un combinato disposto tra Piccone e Guerino Testa, quindi va benissimo, è una specie di farmaco per il benessere della mia salute. Ma al di là di questa domanda, che naturalmente guiderà un pezzo della mia risposta, Mauro, se tu mi consenti, vorrei tentare delle riflessioni di accompagnamento di questa bella riuscita iniziativa. Davvero grazie a tutti. Dico agli intervenuti: voi sapete la mia gentile prepotenza, adesso dovete fare silenzio perché dobbiamo portare rispetto anche alla serietà dei temi che stiamo trattando. Intanto, perché questa è una iniziativa di qualità, Mauro? È un'iniziativa di qualità non solo perché ha coinvolto il primo ministro dell'Albania, al quale va tutto il nostro ringraziamento, numerose espressioni del mondo economico, del mondo istituzionale territoriale, del mondo accademico, giovani, persone che ci credono a questa nuova fase dell'Europa. È di valore perché c'è qui con noi il mio collega presidente del Molise, perché c'è questo straordinario amico del futuro dell'Europa che è Jakovčić, Ivan Jakovčić, che non casualmente è parlamentare titolare del dossier della macroregione Adriatico-Ionica. Poi Legnini ci garantisce lo spingimento sul fronte del valore delle garanzie all'indirizzo del cittadino e delle imprese, la giustizia che lo vede al più alto livello impegnato come figura di vertice, serve anche alla nuova stagione dell'Europa. Ma la ragione per cui è di successo questa iniziativa qual è? Non solo per la grande partecipazione, è di successo perché noi stiamo cercando di tratteggiare quale deve essere la nuova stagione di questa parte dell'Italia, di questa dorsale della macroregione Adriatico-Ionica, che si configurerà non solo se noi la narriamo in un convegno, si configura se riesce a dotarsi di armature adeguate, di infrastrutture. Perché guardate, le istituzioni riescono a ricevere adesione se le istituzioni producono convenienza. E l'Europa ha un problema di convenienza, di legittimazione, e Di Rama lo ha accennato oggi, lo ha accennato, ma lo ha detto meglio ad un confronto che abbiamo avuto questa mattina e poi all'ora della colazione. La crisi riguardante il rapporto populismo, livello istituzionale europeo, è una crisi di convenienza, di mancanza di produzione di convenienza da parte e a favore delle collettività locali. Allora, su questo fronte noi dobbiamo aiutare il processo europeista. Il problema non è in un eccesso di Europa, è in un di meno di Europa che deve essere aiutata in maniera tale che si doti di una capacità di funzionamento che chiama in causa l'economia, la facilitazione della vita delle imprese. Quello che noi stiamo vedendo in Albania e che ieri ha svelato Edi Rama
nel rapporto la sua terra, il suo territorio, il suo sistema istituzionale, la domanda di attrattiva nei confronti delle imprese, addirittura è capace di produrre stimolo nei confronti delle imprese di tutto lo spazio europeo. Fare in modo, per esempio, che si comprima in un niente l'onere fiscale per chi va a realizzare lì vita imprenditoriale significa, per un verso, che è possibile, e per un altro verso, che l'internazionalizzazione non si esaurisce dentro le mura né di una regione né di uno Stato-nazione. La domanda di Piccone, ed è sempre gradito Quirino Testa, andava bene nel Novecento. Nel Novecento, cioè quando noi avevamo i confini, quando noi avevamo delle regioni che erano sagomate dentro gli stati nazionali. Nel 2015, davanti a questa prospettiva che prende a calci i confini materiali, perché il dato che emerge oggi, lo ha detto bene anche il nostro bravo Francesco Cocco, ma lo hanno detto bene anche i due rettori, la vicenda rivoluzionaria chiama in causa il superamento delle categorie tradizionali del Novecento, della vecchia idea di tempo e della vecchia idea di spazio. Io mi sento un operatore istituzionale, e spero domani anche qualcosa in più, non solo istituzionale, magari culturale, non solo della regione Abruzzo, ma di uno spazio più grande che dentro di sé vede tutto quello che c'era più il nuovo fatto per esempio dei cittadini di Erasmus, che vanno e vengono dall'Abruzzo, degli imprenditori che vanno e vengono. Se dovessi dirla a mio figlio Francesco Centeo, direi: diventate potenti nel mondo, in Europa, e poi tornate a rifare qui vicenda economica. Ma è fuori di dubbio che bisogna spezzare le catene, rompere gli argini, fare in modo che si trovi dove c'è il dato della convenienza. Oggi lo dicevo a Edirama davanti al prefetto di Pescara, in Finlandia lo strumento per individuare il contraente è straordinario, e io mi auguro che informi di sé la rivoluzione anche dei contratti pubblici dell'Europa e dell'Italia. C'è il dialogo competitivo che consente l'acquisto del migliore prodotto con la migliore competizione. Le buone pratiche non arrivano più nel chiuso di un senatore con i capelli bianchi che concepisce la norma in sede teorica, ma dall'allineamento verso l'alto delle migliori procedure. Questo porterà la maggior ragione. E questo porta, anche rispondendo a quella domanda terribile e implacabile che pose Kissinger all'Europa: ma se voglio parlare con l'Europa, qual è il numero di telefono? Chi è che mi deve rispondere? Qual è il rapporto funzionante altissimo del vertice dell'Europa che ancora c'è con questa grande base larga che è la base delle domande e dei bisogni? Noi abbiamo creato adesso questo livello che deve assumere conformazione, che è il livello delle macro regioni, che di lì può garantire tutto quello che ad oggi non c'è stato. Parliamo di infrastrutture. Lupi se n'è andato. Chi c'era prima di Lupi non ce ne siamo accorti. Quello ancora prima neanche, anche se si chiamasse Passera. Qual è stato il limite della politica delle infrastrutture, ma non solo dell'Italia? Che era una visione spezzettata, discontinua, intermittente, senza continuità, senza la consapevolezza della lunghezza delle infrastrutture. Se la dovessi spiegare ad un bambino, direi che le infrastrutture sono più lunghe degli stati nazionali, sono più lunghe delle regioni che abbiamo concepito nel Novecento. Ed è per questo che noi oggi incassiamo un risultato. Per la prima volta io ho sentito, in un dialetto graditissimo da parte dell'onorevole Ivan Jakovčić, che il documento conclusivo della macroregione Adriatico-Ionica prevederà l'allungamento dell'alta velocità infrastrutturale ferroviaria che ad oggi si ferma ad Ancona e scenderà fino a Bari. Questo è un dato che spingerà con la sua forza i programmi dei governi nazionali. Con Legnini abbiamo portato a casa un risultato un anno fa. Presente Mauro Moretti a Chieti, alla sala del Consiglio provinciale. Quando Moretti, raccogliendo la nostra sfida, Giovanni, ci disse che avrebbe messo 350 milioni di euro per lo spingimento in avanti della capacità ferroviaria del tracciato ferroviario che serviva l'Adriatica, da Pescara verso Bologna e da Pescara verso Bari. Ieri abbiamo avuto con noi l'imprenditore che si è appaltato quei lavori, e lo voglio dire a Tedeschini, non alle figure che amministrano l'ordine pubblico, in maniera assolutamente legittima, nel senso che l'imprenditore
che anima CFL, credo che si chiami, partecipato tra l'altro da un fondo che ha la proprietà della gestione del porto di Rotterdam, si è aggiudicato questo lavoro. Io ho detto, beh, finalmente, così cominciamo a vedere le tute degli operai che si sporcano di cemento e quel programma diventa un cantiere, diventa lavoro e domani comodità. Quando ho posto la domanda ai vertici delle Ferrovie Italiane, ma per fare in modo che adesso l'alta capacità diventi alta velocità e arrivi fino a Bari, che c'è da fare? Mi ha detto il nostro concittadino, conterraneo, speciale amico dell'Abruzzo Maurizio Gentile, e poi Elia, non dipende più da noi, dipende dall'Europa. Dobbiamo fare in modo che l'Europa rilevi come una strategia l'allungamento del tracciato ferroviario che contiene l'alta velocità. E da chi? Ha detto, beh, dal commissario ai trasporti. E ci siamo stati a parlare, caro Giovanni. Però il commissario mi ha detto, il Parlamento europeo deve dire una parola chiara che costituisce questo un obiettivo strategico. E di lì comincia il corteggiamento per Ivan Jakovčić. Se mi permettete, abbiamo ottenuto almeno la declaratoria. A giugno sono convinto che non c'è bisogno di vigilare in maniera tale che il documento conclusivo possa prevedere questo. E perché è importante che questo accada? Perché si crea quel diritto, quella comodità che sono fondamentali per l'economia. Noi non possiamo pensare che un imprenditore vada in ogni dove a realizzare la sua espressione di potenza, non avendo questa comodità di accesso, che è lo spostamento facile. Lo costruiamo lungo la dorsale adriatica, poi lo dobbiamo costruire in maniera perpendicolare e poi lo dobbiamo fare in modo che lo si avverta, lo si incassi in tutta quanta questa realtà rettangolare che è la macroregione adriatico-ionica. Lo dobbiamo fare anche per quanto riguarda la difesa del mare. Il mare adriatico-ionico rischia di essere una cloaca bombardata dal ferro e di lì passa il 42% dell'attrattiva turistica, del PIL di derivazione turistico. Noi dobbiamo fare in modo che sulle piattaforme ci sia una parola chiara, rigorosa, che assomiglia ad una procedura che dice di sì quando c'è da dire di sì e dice di no quando vale la pena dire di no. Non è possibile, Ivan, che in Croazia bombardino con 29 autorizzazioni alle piattaforme petrolifere e di qui invece accade un atteggiamento giustamente rigoroso ma che va allineato. Io ho chiesto al ministro Lorenzin non solo di aiutarci per quanto riguarda il risanamento dei conti della sanità abruzzese, ho chiesto anche di farmi parlare con suo cugino, ministro del turismo croato Lorenzin, perché sono entrambi istriani, e lei mi ha detto che mi porterà il ministro Lorenzin del turismo croato perché vogliamo ragionare anche con la Croazia su un allineamento di che cosa deve essere la difesa del mare blu, che è uno dei pilastri della macroregione adriatico-ionica. Io non voglio scappare dalla domanda di Mauro Tedeschini, perché ha senso pubblico, collettivo, mettere a confronto un governo che mette in campo, diciamo, convenienze per chi va a investire lì, con l'appartenenza istituzionale che io esprimo con questa terra e con i bisogni di questa terra? Perché un'impresa, prima di tutto, si deve ingrandire. Deve conoscere l'aumento del suo fatturato, deve conoscere quello speciale spaesamento che è l'internazionalizzazione, che poi significa anche la sua capacità di competitività su un quadro che è il quadro della sfida internazionale. Dovunque vada, purché accadano fatti che ingrandiscano, che generino ricchezza e lavoro. Convinti che questo territorio è capace di riguadagnare a sé le migliori ricadute, ma questo lo chiedo anche alle università e lo chiedo anche a quella maniera di configurare la quarta fase dell'Europa che non è più appaltata alle cancellerie. Con tutto il rispetto per le ambasciate, abbiamo avuto importanti contributi di presenza e di testimonianze in questi giorni, non solo l'ambasciatore dell'Albania in Italia, ma abbiamo avuto anche la vicinanza, l'aiuto dell'ambasciatore croato in Italia, ma noi dobbiamo fare in modo che sia un fatto della cultura e della democrazia dei nostri territori. Ed è per questo che la macroregione ha voluto scommettere in questi 15 anni, perché l'idea nasce nel 2000, dopo i fatti dell'ex Jugoslavia, dopo i fattacci accaduti contro Mostar, è partito il seme di una collaborazione che fosse prima di marca solidale,
poi culturale, poi mano a mano ha guadagnato consistenza, però deve essere, insomma, se in passato è stato un dato di coesione sul piano della sensibilità, è arrivato il momento oggi che diventi anche significanza sul piano economico, sul piano istituzionale. A giugno si approva il documento, poi dobbiamo anche allineare gli sforzi di responsabilità. C'è la Regione Molise che ha dato un grande contributo, oggi con Paolo Di Laura Frattura, ieri con il Presidente Iorio e prima ancora con Giovanni Di Stasi. C'è stato il Presidente delle Marche, il mio amico Gian Mario Spacca, che ha dato un grande contributo, è il titolare del parere approvato unanimemente dal Comitato delle Regioni. Abbiamo fatto un bel lavoro come Regioni, adesso dobbiamo continuare sapendo che la macro regione si farà rispettare, si aumenta la qualità della vita delle persone, delle imprese e dei territori. Noi saremo implacabili, chiamando a raccolta tutti quelli che possono contribuire. A maggio è prevista in Abruzzo la presenza di Corina Crespi, che è il commissario degli affari regionali dell'Europa. Verrà per inaugurare il collegamento Pescara-Bucarest. E verrà anche per testimoniare la vicinanza dell'Europa, di questa nuova Europa che noi vogliamo costituire, alla regione Abruzzo che noi governiamo e che noi vogliamo spingere in avanti. Verrà a giugno la commissaria dei trasporti, la Violeta Bulci, e poi speriamo anche di poter fare un trattato di collaborazione permanente col governo croato, perché anche le vie del mare ci interessano. Noi vogliamo configurare la portualità di questo spazio come un'unica portualità dove dialoghino gli orari. Tra noi e le Marche c'è l'impazzimento degli orari, qui è presente il Presidente Martoscio, al quale va il mio ringraziamento. Ma insomma in passato viaggiava anche una competizione sciocca degli stessi giorni, degli stessi orari per le stesse destinazioni aeree. Dobbiamo fare in modo che nasca una compenetrazione compositiva di orari, di opportunità, di spostamenti, anche di capacità proprio di determinare il funzionamento. E questa è la frontiera sulla quale noi riteniamo che produrremo utilità. E per questo che io ringrazio sia Edi Rama, che testimonia come un governo di uno Stato-Nazione che oggi ancora è parte dell'Europa, vive la condizione del paese candidato, nel senso che si approssima ad essere verificato circa la sua identificazione, il suo ingresso, e però spinge con forza, perché quello che ci ha detto è esattamente quello che noi volevamo sentirci dire: l'Europa come la garanzia dei processi di pace, ma anche la garanzia di una nuova stagione di prosperità economica. Noi vogliamo che questa nostra regione sia protagonista in questa nuova fase dell'Europa e della collaborazione macro-regionale, sapendo che dall'Abruzzo partiranno 5.000 Erasmus regionali. Noi vogliamo che i nostri ragazzi pensino Europa, ingrandiscano la capacità di vedere, di pensare lungo e poi di realizzare il loro progetto di vita qui. Per fare questo dobbiamo andare oltre i bastioni del Novecento. Nel 1867 un abruzzese di Bomba, che io voglio sempre onorare, concepì l'unità d'Italia attraverso le infrastrutture ferrate. 150 anni dopo e qualcosa in più stiamo a ragionare in Abruzzo su come determinare il contributo di questo stivale territoriale al configurarsi della macro regione adriatico-ionica. Anche su questa frontiera il tema è quello delle opportunità di spostamento, perché di lì passi il processo anche della civilizzazione ulteriore. Io ringrazio Ivan, sapendo tutto quello che tu stai facendo, andando in giro a cucire all'uncinetto il processo adesivo di ogni collettività territoriale. Ti prego, fai in modo che anche i tuoi colleghi delle altre commissioni aiutino questo processo. Vedrai, vedrete che non sarete delusi, perché noi la nostra parte la faremo fino in fondo. Grazie e buona serata.